Un giorno qualcuno mi disse: Padre, ma lei non soffre caldo di questo tempio? Adesso ripeto quello che ho detto, adesso comincio a alzare la mia voce anche perché si sta registrando come ogni giorno la mia omelia e va in onda, in diretta. Padre, ma lei non ha caldo in questo tempio? Così come è vestito? Adesso vi do la risposta. Per i fedeli che confidano nella divina misericordia, questi fedeli, caro padre, ho detto, portano il vento miracoloso del Signore. Che mi rinfresca nell'estate e mi riscalda nell'inverno. Ha preso l'infarto. Non è una barzelletta. Adesso cominciamo a tagliare tutto quello che non serve nella nostra vita. Assolutamente. Lo Spirito Santo opera i miracoli, cambia e trasforma, rinnova, brucia, costruisce, rinforza. Sono ben consapevole, sin dall'inizio, e l'ho ricevuto da lui, da San Giovanni Paolo II, che è illuminato sempre solo dallo Spirito Santo, ha dato al mondo e alla Chiesa meravigliosi giorni di rinnovo fisico e spirituale. Per i sacerdoti, giornata mondiale dei sacerdoti, santificazione. Per i religiosi, giornata della vita consacrata. Per i giovani, giornata mondiale dei giovani. Per i malati, giornata mondiale dei malati. Per i bambini, per le donne, per tutte le persone di questo mondo, ha invocato nella sua cappella per terra, esteso in preghiera perché scenda lo Spirito Santo e rinnovi la faccia della terra, delle famiglie, dei giovani, dei sacerdoti, dei religiosi, malati. E questo è uragano. E non potremo mai dimenticare questo, mai. Lo spazio che ha dato a tutti poi i movimenti della Chiesa, a tutti i movimenti, senza privilegiare nessuno.
perché non c'è bisogno e non è giusto neanche. Purché sia questo cammino ecclesiale, evangelico, allora sì, non esaltato, non fuori strada. Perché se scappano da queste strade, dei movimenti, allora qualcosa che non funziona. E lo Spirito di Dio, di verità, non può sbagliare. E se queste giornate dei malati, dei sacerdoti, dei consacrati, dei giovani, se qualcosa non funziona, di chi è la colpa? Sento ogni giorno e ve lo confesso e cercate di sentire anche voi il vento forte quotidianamente. Ogni volta che un'anima entra e si confessa, provoca l'uragano dello Spirito. Gioisce il cielo, gioiscono i beati e santi. Non è l'uragano? Se tu di fronte alla conversione del tuo collega, del tuo amico, non ti commuovi, tu sei un morto, tu sei un cadavere. E non mi fermo qui. Se tu dinanzi ad un peccatore, ad un spacciatore di droga, ad un carcerato, non ti sconvolgi interiormente per aiutarlo, sei un cadavere, sei freddo, anzi né caldo né freddo, peggio ancora. È l'ora di sistemare il nostro cuore del cristianesimo, un cristianesimo che non dà autentico spirito, non ha nulla da offrire e da dare al mondo, niente. Un cristiano che giudica, critica, è spento, è morto, è inesistente, è vicino all'inferno. Ogni volta che una persona si confida con il Signore, si inginocchia davanti a Lui, provoca un vento di Spirito Santo che fa gioire chi si trova accanto, e se non c'è nessuno, saranno le pietre di questa chiesa, di questo tempio, a vibrare della gioia per quello che avviene in questo momento. Noi conosciamo i terremoti fisici, ma quello dello spirito è un terremoto ben più forte, che smuove le persone più indurite, che non si sono mai mosse dinanzi alle cose più belle della vita, sono andati avanti, camminavano sui morti, ma è venuto un momento
quando lo Spirito ha soffiato e ha smosso i loro cuori. Ecco perché invochiamo ogni giorno: vieni Spirito Santo, scendi su di me, e poi prima su di me, e poi chiediamo questo Spirito Santo: scendi sui miei sacerdoti, sui miei confessori, scendi sulla mia comunità, famiglia cristiana. E quella preghiera non potrà mai scomparire se tu non preghi, non lo invochi. Sarai non punito, ma da solo ti escluderai da questo meraviglioso cammino di grazia, che è meraviglioso, che può fare veramente cose stupende, ma con lo Spirito Santo. Perciò lo invochiamo, perché lavi, perché piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido e driccia ciò che è sfiato. Riscoprire la bellezza della Pentecoste, tutti questi doni che abbiamo invocato ieri, e per grazia di Dio, per grazia di Dio, oggi 5 giugno 2017, tutti questi doni che abbiamo invocato ci portano alla divina misericordia, perché tutti questi doni ci chiedono di aprire il cuore, di aprire gli occhi, di essere uomini in cammino, non verso la perdizione, ma in cammino verso tutte le realtà che si trovano nel freddo, nella solitudine, nella chiusura, nel carcere, nella perversione. Andare lì come queste candele, con un fuoco per illuminare queste situazioni. Ma chi lo deve fare? Il cristiano. Chi? Io lo devo fare. Illuminare, portare in queste situazioni il fuoco non normale, un fuoco che esce dal me, dal di dentro, perché ci credo 100%, perché ascolto la sua parola, perché mi nutro del suo pane, bevo il suo sangue. Questo hanno fatto i santi, questo hanno fatto i beati, questo ha fatto la Madonna. Oggi questo Spirito rende sempre più alta la temperatura del nostro cuore. Ogni gesto di carità, ogni gesto di bontà fraterno muove, smuove l'aria spirituale e arriva l'uragano dello Spirito. Allora sì, possiamo capire perché gli apostoli, da uomini paurosi, sono diventati coraggiosi e sono andati per le strade ad annunciare la parola, sapendo che pagheranno il martirio, sangue, spirito. Scomparirà completamente la paura,
Gesù, perché Gesù ce l'ha detto, ma non dovete difendervi. Non dovete difendervi. C'è chi vi difenderà. C'è chi testimonierà per voi. Questa è la verità. In un mondo che è invaso da tanti processi, falsità, menzogne, che non servono a nulla, perché lo Spirito spazzerà questo uragano santo, spazzerà via quelli che seminano le tenebre, seminano menzogne, seminano tristezza, litigi, divisioni. Oggi invochiamo in questa solenne messa la Divina Misericordia, lo Spirito innanzitutto per noi che siamo qui, perché non ci vogliamo considerare migliori, però in buona disposizione, questo sì, in buona disposizione. Non può venire uno qui in cattiva disposizione, sentire e pensare diverso, perché di nuovo sarebbe bruciato, fulminato da questo fuoco. Veniamo qui per chiedere cambiamento di una vita vecchia. C'è qualche cosa di vecchio dentro di me? Chiediamoci e lo Spirito ce lo dirà. Tutti, lo deve fare il Papa, vescovi, sacerdoti, laici, religiosi, tutti. Solo così migliora la vita. Vieni, Spirito, illuminaci, rinnovi mio cuore, mio sguardo, i miei gesti, la mia fede, perché la Chiesa ha bisogno di me, il sacerdote ha bisogno di me, la famiglia ha bisogno di me, lo Stato ha bisogno di me. Ecco la grande responsabilità che ci porta la discesa dello Spirito Santo, questo fuoco, e noi dobbiamo essere piromani, questa volta sì. Fra poco ormai, ma fra poco già, incendi sono iniziati in Italia per varie cause e saranno sempre più numerosi. Non siamo pessimisti, ma è la regola che ogni anno. Io già sono passato per le strade incendiate. Che cosa è successo? Hanno incendiato. Nel campo dei cristiani questa regola vale. Non chiamare i pompieri, spegnete questo fuoco. No. Dobbiamo essere piromani, accendere il fuoco dello Spirito. Giovanni Paolo II da Cracovia, dal santuario della Divina Misericordia, prima di consacrare l'umanità alla Divina Misericordia, disse: portate questo fuoco al mondo intero. E Santa Caterina da Siena diceva: incendiate questo mondo con quel fuoco che brucia nel vostro cuore di amore per Gesù e per la Chiesa. È necessario, cari amici, che la Pentecoste si realizzi ad ogni livello della convivenza umana, famiglie e famiglie ecclesiali, perché questo porterà non ad una crisi, ad una comunità fraterna. Dei primi cristiani dicevano: guardate come si amano, come condividono i loro beni, il loro pane, le loro risorse, le loro fatiche, i loro dolori. Che bello poter spezzare
le lacrime, spezzare anche le gioie, non nasconderli. Oggi chi ha vinto qualcosa è nascosto perché lo uccidono oppure li rubano. Che brutta cosa, che brutta cosa. La gioia che si trasforma in una prigionia, in una schiavitù. Devi nasconderti, devi essere ignoto, nascosto. Che brutta cosa, che brutta cosa. Non voglio nulla da nascondere. Siamo stati creati senza niente, tutto da Dio. E andiamo così come Francesco d'Assisi: Padre, è tutto tuo. Tutto appartiene a te, non ho nulla, però ho Dio. Ecco, entri, scendi in questo tempio dello Spirito Santo, scelto da Giovanni Paolo II perché soffia la divina misericordia su tutti, buoni e cattivi, lontani e vicini, credenti e non credenti, perché diventa, come diceva Cardinale Vallini, un ossigeno, questa chiesa, un polmone per questa città eterna. Ma questo dobbiamo fare tutti insieme, tutti insieme. E io vi ringrazio per questa comunione, per ogni preghiera che esce dal vostro cuore, per ogni benedizione, per ogni parola di affetto e di ringraziamento, per ogni gesto di umiltà, perché questo è l'uragano che insieme stiamo provocando perché smuovi fuori di questo tempio questa città di Roma, perché presiede nell'amore e nella carità e diventi una grande cittadella della divina misericordia. Amen.